Benvenuti a tutti, vi ho già salutato prima, ma questo... Mi sentite? Sì, giusto? Ma questo è il saluto ufficiale, quindi avete capito dalle parole di chi mi ha preceduto che questa è una giornata speciale. Cioè voi siete chiamati comunque a un compito importante perché siamo qui con tre autori che dal momento in cui hanno capito, hanno saputo che erano diventati finalisti di questo premio così prestigioso, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. È vero? Avete già rilasciato delle dichiarazioni. Secondo me sono anche un po' impauriti, perché naturalmente da qui a maggio, quando si svelerà il vincitore del premio, ci sono tanti ragazzi come voi che stanno leggendo i loro tre bellissimi libri, perché entreranno poi in una classifica finale che appunto eleggerà il vincitore. Quindi un pochino di emozione secondo me c'è. Io da giornalista, in realtà, voi provate a immedesimarvi, cioè avete di fronte tre autori che hanno saputo di essere finalisti in un premio forse tra i più prestigiosi che esistono in Italia e anche a livello internazionale, perché tra l'altro ho scoperto che il premio Campiello riesce a battere le barriere, arriva a parlare anche oltre le frontiere italiane. E sono qui con noi in attesa di un momento che per loro sarà un momento speciale. Allora, insieme a voi voglio che anche questo momento sia davvero un momento speciale. Per cui, per fare in modo che loro non perché io me li vedo, prima il dottor Calabro ha detto intelligenza artificiale, magari tra di loro c'è qualcuno che dice ma perché non ho mandato lì l'intelligenza artificiale? E invece siete qui in carne e ossa e quindi ufficialmente, essendo qui in carne e ossa, devono essere accolti da un applauso, mentre io in maniera molto istituzionale leggo il titolo delle opere, dei libri finalisti che loro hanno scritto. E quindi sono qui a presentarvi Ilaria Rigoli, che è autrice di A rifare il mondo, edito da Bompiani, e farei un applauso. Mosconna, con il suo Bestiario familiare, edito da Topi Lettori. Un applauso a lui. Pittori, ho detto Topi Lettori. Beh, sono un po' pittori e anche un po' lettori. E Davide Rigiani, che ha questo titolo, dopo preparati perché ti dovrò fare leggere delle pagine che mi penserai che io sono molto cattiva. Il Tullio e l'Eolao più stranissimo di tutto il Canton Ticino, di Minimum Fax. Allora, adesso mi siedo anch'io però e devo mettere anche gli occhiali. Allora, io poi chiederò ogni tanto a voi di partecipare, magari per aiutarmi a leggere qualcosa di questi libri, e poi alla fine, anche se non possiamo contare sui meccanismi e la tecnologia digitale, faremo una votazione, non certo per eleggere il vincitore. A proposito, chi tra voi, forse c'è qualcuno tra voi che ha già letto alcuni di questi libri? Se sì, alzate la mano. Non c'è nessun problema se non è così, eh? Nessuno ha letto? Ok, perfetto. Però ho visto che fuori ci sono, quindi se vi accende qualcosa quello che andremo a raccontare, poi sapete che potete far vostro uno o anche tutti e tre per poterli portare a casa e leggerli. Quindi però alla fine di tutta questa conversazione chiederò a voi, anche faremo una specie di votazione anche noi per capire qual è il tema che vi ha un po' acceso di più, che non vuol dire che eleggeremo il libro più bello, ma semplicemente quello che vi è arrivato e che vi ha smosso qualcosa dentro. Quindi preparatevi e state molto molto attenti. Dunque, allora, siamo qui con questi tre autori. Cerchiamo di entrare prima di tutto in connessione con loro. Io adesso vi darò là, leggendovi, una piccola bio vostra, quella che è ufficiale. Dopodiché voi dovete immaginarvi che siete in treno e che davanti a voi, al sedile davanti a voi, ci sono loro, ognuno di loro. Iniziate a parlare e raccontate di voi, in maniera molto informale. Alla parte istituzionale ci penso io. Quindi cominciamo da Ilaria. Ilaria Rigoli è nata a Verona nel 1982. Hai studiato, tu devi fare sì con la testa, antropologia culturale, storia del teatro e letterature anglofone. Ti occupi di teatro, di editoria e sei un insegnante alle medie, come loro, giusto? E nella tua città, che è Verona. Scrivi poesie da quando eri bambina, hai pubblicato racconti,
ti occupi di traduzioni e di testi per la scuola. Ti corrisponde questo profilo? Adesso mi dici di no? Un po' troppo, forse. Un po' troppo? No, non è che mi corrisponde troppo, è quasi troppo pomposo, non so. Allora, facciamo finta. C'è uno di loro, lo incontri e dice, ma tu chi sei, Ilaria? Che cosa fai? Di che cosa ti occupi? E sei in treno, lo scompartimento. Allora, io sono un'insegnante alle medie, insegno italiano, storia e geografia. E poi nel mio tempo libero mi piace tanto leggere e, un po' di tutto, soprattutto la letteratura per ragazzi. Ovviamente quando ero piccola leggevo tanti libri per bambini, essendo bambina, però non ho mai smesso. Infatti anche adesso di 10 libri che leggo, forse 7 sono libri per bambini, così descritti per bambini. E poi mi piace scrivere, soprattutto poesie. Quando ero piccola scrivevo poesie, anche quando ero adolescente, diciamo, un po' più grande di voi, ma non pensavo che potesse interessare a qualcuno leggerle e neanche volevo che fossero lette da nessuno, perché erano una specie di diario segreto per me. E, poi a un certo punto ho pensato che mi potevo dedicare anche alla scrittura pubblica, quindi a scrivere per essere letta, e mi sono accorta che se pensavo di scrivere rivolgendomi ai bambini, ai ragazzi, alle ragazze, scrivevo molto meglio. E, cioè, quello che scrivevo era più sensato, è come se trovassi dei temi, degli argomenti che mi stavano davvero a cuore quando pensavo e quando penso di rivolgermi ai più giovani. Tu sei d'accordo con me, perché anche a me è capitato di scrivere qualcosa per lettori come voi, che una delle cose belle è anche perché loro ti restituiscono un'energia un po' speciale quando pensi che stai scrivendo per loro e quindi te li immagini. Non so, magari non ti succede. A me capita questo. No, a me succede questo. Quando leggo libri per ragazzi, scrivo per i ragazzi, mi sembra di andare in un posto dove ci sono anche i ragazzi. E questo è molto bello, perché normalmente il mondo degli adulti e quello dei bambini sono due mondi abbastanza estranei, cioè ci interessano cose diverse, abbiamo delle priorità diverse su quello che è importante fare quotidianamente. E invece quando siamo dentro le storie per ragazzi, sia che le leggiamo sia che le scriviamo, è come se fossimo tutti abitanti dello stesso mondo immaginario. È una bella sensazione essere in questa isola che non c'è, dove siamo tutti uguali. Non è che siccome noi siamo più vecchi allora siamo più saggi, più grandi, più importanti, ma siamo tutti allo stesso livello. E questa cosa mi piace molto, mi dà una bella sensazione. Lilith direbbe che facciamo parte tutti dello stesso branco, vero? Se, prima di passare a Lilith, però volevo sapere da voi ragazzi del pubblico se c'è qualcuno di voi che, anche segretamente, non vi faccio leggere cose segrete, si è mai dilettato a scrivere poesie o vorrebbe scrivere poesie. Se sì, mi alzate la mano. Ah, allora dopo magari sì. Ma quanti? Quanti? Beh, che meraviglia! Quanti poeti? Allora dopo magari chiederò un aiuto per leggere una poesia di Ilaria. Ok, grazie. So che ci siete, ok? Tenetevi pronti. Allora, Lilith Moscon, nata a Firenze nel 1984, laureata in filosofia, e attenzione, diplomata in psicodramma, è vero? A Berlino, non dico quella scuola lì perché è difficilissima per me da pronunciare, anche perché non ho gli occhiali, e il linguaggio sensoriale e poetica del gioco, questo a Barcellona, quindi diciamo sei una giramondo, collabori con Doppio Zero, con la casa editrice Telos e in ultimo ho trovato questa informazione, sei executive coach dell'executive coaching dell'Institute di Berkeley. Che cosa vuol dire questa cosa? Me la spieghi? Sì. E poi andiamo sulla carrozza del treno. Certo, eh? Sì. Ma io sono un po' come hai letto tu, sono un po' un ibrido, nel senso se dovessi rispondere a cosa mi piace, come ha risposto Ilaria prima di me, a me è sempre piaciuto, soprattutto scrivere, è stata il mio primo piacere. Poi mi è sempre piaciuto il teatro, e qui c'entra lo psicodramma, e soprattutto cambiare ruolo, che questo si fa anche nella scrittura, quando si scrive
dobbiamo spesso cambiare di ruolo, diventiamo gli altri, diventiamo i personaggi di cui scriviamo, e questo succede nel teatro ma succede anche nella scrittura. Infatti mi piacciono queste due cose. E poi mi è sempre piaciuto anche un po' pensare che la scrittura, il teatro e certe forme di arte possono anche arrivare a curarci un po', perché no, a farci del bene. E questo un po' riassume il perché dentro questa mia breve bio c'è la letteratura, c'è il teatro e poi c'è anche la terapia e c'è anche un po' il coach. Questo è un po' il mio viaggio. E siamo adesso, siamo forse già sulla carrozza del treno, però una confidenza che ti sentiresti di fare di te, una cosa di quelle che proprio si dicono in treno, sai, che dici: ma perché gli ho detto questa cosa? E scendi a una persona che magari non rivedrò mai più. No, se è troppo personale no, però dai. No, mi veniva già in mente quando parlava Ilaria, quando si parlavano di premi, come oggi abbiamo parlato di questo premio che è il premio Campiello. In realtà nel mio libro svelo un po' una confidenza, che io avevo vinto un premio alle elementari che si chiamava La streghetta del Bagolaro, ma avrò avuto 8-9 anni, e in realtà il premio consisteva in un buono gelato nella mia gelateria preferita, e per me era importantissimo. Eravamo in più a vincerlo, non solo un bambino e una bambina, eravamo tipo in tre, e mi ricordo che nella cerimonia veniva anche regalata della panna montata, quindi, e oltre la panna montata e il gelato veniva poi diciamo così il racconto, perché anche lì si trattava di racconti, anche di poesie. Le opere scelte venivano poi lasciate in biblioteca in un libro che poi poteva essere consultato, e quindi lì per lì, anche se oggi siamo in un'altra circostanza, in un'altra cornice, sicuramente più prestigiosa della streghetta del Bagolaro della biblioteca di Via Tripoli di Firenze, ricordo ancora l'emozione di quel buono gelato e di quel palcoscenico che ho condiviso con gli altri due bambini. Questa è una bellissima confidenza, merita un applauso secondo me. Davide Rigiani, scusate se non metto gli occhiali, ragazzi, ditemelo, Vale, non hai sugli occhiali. Allora, Davide Rigiani, siete più o meno tutti coetanei, 1980, è nato a Lugano e vive a Sarzana in Liguria, dove tra l'altro c'è un bellissimo festival dedicato alla mente, se non sbaglio, che infatti ti corrisponde anche un po', dopo vedremo perché. Dopodiché però, sulla tua biografia, è un mistero, Davide, com'è che stai così nascosto? Non ho trovato tante altre, quindi adesso ti tocca proprio svelarti ai nostri ragazzi. Davide, vai. Dunque, mi metti un po' in imbarazzo? No! Sì. Dunque, intanto perché loro hanno studiato tantissime cose, io non ho studiato quasi niente, io ero un cattivo studente. Questa è una buona notizia per voi, perché vuol dire che se anche andate male a scuola, poi da grandi potete fare gli scrittori. A parte questo, niente, io ho studiato in Ticino, ho fatto... Ticino in Svizzera, che tra l'altro Ticino sta in Svizzera, ci hai tenuto a metterlo nel titolo di tutto il canton. Sì, Ticino. Sì, perché la storia è in parte autobiografica e quindi si svolge lì, perché io fino ai 20 anni ho abitato in Ticino. Ho studiato cose che non c'entrano niente con la letteratura, ho fatto l'impiegato di commercio, che corrisponde un po' a ragioneria. Poi a quel punto dovevo decidere se volevo fare il contabile. Io non volevo fare il contabile, quindi sono scappato in Italia per fare lo scrittore, questo 20 anni fa. Dopodiché, niente, ho fatto la scuola Holden qua a Torino, sono rimasto qua un po', ho lavorato un po' in editoria. Quindi sei un po' torinese anche? Sono pochino torinese, ho abitato qualche anno qui, ho lavorato un po' come redattore, cioè correggevo le traduzioni dei romanzi prima che andassero in stampa, e ho fatto qualche lavoro strano. Ho lavorato come tester per i videogiochi in Canada, controllavo che la versione italiana dei testi questo è un gioco, è un lavoro bellissimo, vi piacerebbe. Vedo infatti già delle facce rapite. Non è ben pagato, ve lo devo dire. Comunque era abbastanza divertente, ho fatto questo lavoro per un anno in Canada. E diciamo che lavorativamente questo è tutto, per questo che non hai trovato molto su di me. E ma poi, questo è il tuo primo romanzo? Allora, questo è il primo romanzo che pubblico, ma non è il primo romanzo che scrivo. Io sono 20 anni che ci provo.
Fondamentalmente la questione è questa. Io quando ero piccolo non leggevo, quando ero adolescente ho cominciato a leggere e la letteratura mi ha aiutato molto. L'adolescenza è un periodo complicato, vedrete, e la letteratura mi ha tenuto compagnia e mi ha aiutato molto. Quando sono diventato più grande ho pensato che sarebbe bello restituire questa cosa che ho ottenuto, quindi poi insomma volevo esprimere le cose che avevo nella testa, che erano un po' complicate, e quindi sono 20 anni che scrivo cose, solo che scrivere libri è difficile, pubblicarli ancora di più, quindi a un certo punto ero un po' scoraggiato perché i risultati non mi piacevano tanto. Avevo pensato di dedicarmi a scrivere un libro per ragazzi perché pensavo che sarebbe stato molto più facile. Non è facile per niente scrivere per ragazzi, è difficile come per gli adulti, ma in più ci sono, insomma, non si possono scrivere libri troppo complicati. Fatto sta che nonostante la parola eolao è complicatissima per me. Ma no, ma la parola eolao è facile. Quando arriviamo, io so già che mi farai leggere una cosa che tu non lo sai, hai già capito dove siamo, dove qual hai capito, dove c'è il plurale, il plurale. Bravissimo. Sì, ecco. No, se non vuoi, no, però devi. Ho anche dei complici qua dentro che mi hanno detto sì. No, io il plurale, io ho imparato a dire il plurale. No, tra l'altro è un pezzo bellissimo quello, io sono morta da ridere. Ok. Ho perso il filo. Ah no, scusa, mi dicevi che scrivere per ragazzi effettivamente non è così niente. Più perché una delle cose che si crede è voglio provare, quindi scrivo un libro per ragazzi, e invece non è proprio così, perché in realtà la semplicità è difficile. Riuscire a ottenere qualcosa di bello ma semplice è forse più difficile che ottenere qualcosa di bello complicato, quindi è stato molto impegnativo. Poi vabbè, in realtà dopo un po' di pagine ho pensato che volevo che il libro fosse divertente anche per me, che io ho più di 40 anni, quindi volevo divertirmi anche io, quindi ho fatto i salti mortali per scrivere un libro che andasse bene sia per il me stesso di quando avevo 10 anni, cioè io pensavo a me stesso quando che a me stesso di adesso, e il risultato è quello lì. Infatti è un libro che tra l'altro, cioè, tutti e tre in realtà alla fine sono libri scritti per ragazzi, ma io, che vedete, evidentemente non sono più una ragazza, è vero che mi occupo, leggo tanti libri per ragazzi un po' come Ilaria anche per lavoro, però è un libro, sono tutti e tre libri che io consiglierei a tutti, in particolare poi il tuo certamente mette comunque di fronte a una bella prova perché sono 300 pagine e passa, quindi questa cosa è diversa, ecco, rispetto a, perché di solito sono i libri fantasy, no? Quelli che hanno la foliazione, e invece qui tu la sfida, sei riuscito, cioè, a mantenere altissima l'attenzione, il divertimento e l'immaginazione di cui parlava prima il dottor Calabro, qui dentro ce n'è in ogni pagina, in ogni riga, e però per più di 300 pagine, quindi complimenti. Direi che sono contenta che non avete mandato l'intelligenza artificiale a parlare, che ci siete voi. Allora, entriamo nel vivo dei libri e partirei da Ilaria. Credo che sia il primo anno che si apre alla poesia, al primo campiello, giusto? Per cui hai comunque anche un po' una responsabilità, ma anche un bell'onore. E, insomma, io sono andata un po'... Beh, innanzitutto cosa ha rimandato a me? Cioè io mi sono concentrata rispetto a questi libri di poesia, visto che qui ci sono tanti poeti in erba, sulla bellezza delle parole che restituisce questo libro. Perché nella poesia è come se le parole tu riuscissi a isolarle, no? E quindi le vedi proprio belle. E questo mi ha restituito il tuo libro. E tra l'altro, e oltre all'importanza dell'immaginazione di cui parlavamo prima, aggiungerei anche rispetto alla lettura e alla scrittura l'importanza di conoscere le parole, di saperle usare per raccontare le nostre storie noi stessi, cioè di avere le parole per raccontare quello che abbiamo dentro, e direi che Ilaria comunque l'ha fatto benissimo. Ho trovato una recensione che ti leggo un pezzettino per vedere se ti ritrovi. Gli occhiali, Valentina. Ilaria Rigoli, con il suo libro d'esordio A rifare il mondo, ci accompagna in questa impresa, cioè ricostruire il mondo, rifare il mondo, servendosi di uno degli strumenti esplorativi che più sa spingersi in profondità, la poesia. A farne da cornice e le illustrazioni di Ilaria Faccioli, che vedete anche sulla copertina, che sono illustrazioni bellissime, che con il loro tratto asciutto e sintetico portano le parole dall'orecchio all'occhio in un rincorrersi di forme e linguaggi espressivi complementari. E qui si va verso una cosa che
mi ha lasciato, non avevo ancora sfogliato il tuo libro. Nella Genesi, quindi riferimento altissimo, si racconta che Dio creò il mondo per nominazione, chiamò la luce, chiamò il firmamento cielo, chiamò l'asciutto terra, la massa delle acque mare, e il cosmo iniziò così a prendere forma. Questa è la Genesi di Dio. Ma per rifare il mondo come vuoi tu, da dove si comincia? Vuoi leggermi tu la poesia con cui si apre questo libro? Vai, così capiscono di che cosa stiamo parlando. A rifare il mondo. Andiamo a rifare il mondo. Serviranno le parole brave, le parole forti, le parole verdi. Servirà il silenzio delle foreste, il pensiero di tutte le teste. Serviranno giorni, serviranno mani, serviranno la rabbia di oggi e la pace di domani. Andiamo a rifare il mondo, rifacciamolo tutto da capo. Ricreiamo il creato. Serviranno le storie, le canzoni, serviranno le zappe, i picconi, le parole di legno, le parole di terra, le parole alte, le parole buone, le parole sciocche e quelle di sogno. Serviranno le notti di buio e di luna, servirà lo spavento, la meraviglia, le parole sagge, una per una, quelle di sonno, quelle di veglia. Andiamo a rifare il mondo, rifacciamolo bene, che sia intero, senza confine, fino alla prossima onda, fino alla fine. Bellissimo, un applauso per lei. Senti, c'è un messaggio meraviglioso all'interno di questa poesia che apre il libro. Volevo capire come c'è, innanzitutto, la scelta di aprire con questa poesia, che poi dà anche il titolo al libro, e poi un po' come, cioè, come hai scelto anche le altre poesie che ritroviamo, se c'è un filo conduttore, e chi eri mentre scrivevi questa poesia, a chi pensavi, se sei tu che parli, se stai parlando a loro, se sono loro che parlano a te. Raccontaci, a rifare allora il mondo. Vi racconto come è nata questa poesia, che ha proprio una storia, mi ricordo bene quando l'ho scritta. E, subito prima che scoppiasse la pandemia del coronavirus, sono andata a teatro a vedere un recital, e in questo recital c'era una piccola orchestra, un illustratore che si chiama Alessandro Sanna, che illustrava dal vivo con uno schermo che proiettava quello che lui faceva su, come qua, sullo sfondo, e poi c'era Bruno Tognolini, che è un grandissimo poeta che forse voi conoscete, che io amo moltissimo, che leggeva dal vivo alcune sue poesie. E in quel giorno in particolare io ero molto angosciata, non so bene perché, non mi ricordo, forse avevo letto un articolo o qualcosa, per via del problema del cambiamento climatico, che è una cosa che mi angoscia quotidianamente, ma quel giorno particolarmente. E quindi sono andata a teatro così con mia figlia, mio nipote, non ero proprio in uno stato d'animo tranquillo e rilassato. Non mi ricordo quasi nulla di questo spettacolo, se non una scena in cui Alessandro Sanna aveva disegnato uno sfondo che sembrava come un tramonto o un'alba, quindi un po' rosa, un po' arancione, e su questo sfondo in acquerello si stagliavano due figurine nere di un bambino e di un animale. E, mentre lui diceva questa cosa, Bruno Tognolini recitava una poesia di cui non ricordo nulla, però mi ricordo che il senso della poesia era di nascere o rinascere. E poi tutta questa cosa, in quello stato d'animo in cui ero, mi ha dato una grande... è stata come un balsamo, cioè sapete quando qualcuno si scotta e poi sopra mettete una pomata che si sta meglio? È stata così per me, e quindi sono uscita che stavo meglio. E quando sono tornata a casa ho scritto questa poesia. Quindi sono io, sì, che parlo decisamente. E sono partita dalle parole perché io sono convinta che
Certamente per rifare il mondo servono le azioni, dobbiamo fare delle cose, non è che possiamo. Però le azioni senza pensiero sono pericolose, cioè prima delle azioni noi dobbiamo pensare quello che vogliamo fare e prima di pensarlo, anzi per pensarlo, dobbiamo avere delle parole. Perché il pensiero viene dal linguaggio, quando noi diciamo le cose in realtà le stiamo facendo esistere. E perciò ho scritto questa poesia, perché quali sono le cose che io vorrei che esistessero, che se dovessimo rifare il mondo, come dire, con la gomma cancellare tutto e poi rifarlo da capo, quali sono le parole che direi? Sono senz'altro per prime le parole verdi, le parole di legno, le parole di sogno, sono queste le cose che vorrei che ci fossero per prime, poi ce ne sarebbero anche tante altre, ecco. E poi continua comunque, e questo, cioè questa prima poesia dà il via anche a una serie di altre poesie che però tu hai scritto in altri momenti, giusto? Se non ho capito bene, rispetto, sì. Ce n'erano alcune anche che avevi già scritto forse prima di A rifare il mondo e altre che sono venute dopo. Quelle che sì. Sono, cioè, qual è il filo conduttore, se c'è, in questo libro? Il filo conduttore è, allora, inizialmente io volevo fare una specie di dizionario poetico, cioè scrivere una poesia per ogni lettera dell'alfabeto. Poi però questa cosa era troppo rigida, mi stringeva troppo, e ho trovato questo filo conduttore in realtà osservando le poesie che avevo già scritto e poi scrivendo una delle altre, che è il trascorrere delle stagioni. Non è dichiarato, diciamo, perché non c'è scritto quando comincia l'autunno, la primavera, eccetera, però si capisce dall'andamento della raccolta e anche dalle illustrazioni, perché Ilaria Faccioli, anche se non ci siamo mai parlate prima che il libro uscisse, aveva capito questa cosa leggendo le poesie. E perché il trascorrere delle stagioni? Perché secondo me una delle ragioni per cui noi ci siamo staccati dalle cose del mondo è che non andiamo più dietro al suo ritmo. Per cui quando c'è caldo noi vorremmo freddo, allora ci chiudiamo in delle stanze con 18 gradi aria condizionata. Quando invece fuori c'è freddo ci chiudiamo dentro con riscaldamento a 37 gradi. Siamo un po' staccati da questa cosa. Invece io vorrei che tornassimo a camminare con le cose del mondo che camminano secondo il ritmo delle quattro stagioni. Certo. Poi oltre alle cose del mondo, dentro il libro ci sono cose che fanno parte proprio della nostra quotidianità, no? Quindi alcune addirittura poesie hanno come titolo un avverbio, alcuni una congiunzione, molto, molto anche divertente, no? Incontrare questo modo particolare. E per passare e dare la parola a Lilith, invece, volevo la collaborazione di qualcuno tra coloro che prima hanno alzato la mano per leggere una poesia. Chi viene a leggere una poesia? È brevissima. Dai, adesso no, prima avete alzato la mano tutti. Dai, dai, dai. Sento. Vieni. Sì, vieni. Come ti chiami? Proprio tu? Dai, sei stata Vittoria? Vieni, Vittoria. Vieni perché sei stata la prima. Vieni, Vittoria. Allora, così mi aiuti? Vieni, Vittoria. Tu scrivi davvero poesie? Che anno fa? Senti. Così. Hai iniziato qualche anno fa, ma le tieni per te o le fai leggere a qualcuno? No, le tengo per me perché sono un po' da bambini. Anche le mie sono da bambini. No, ma questo però è un tuo giudizio, dovresti provare. Vabbè, la prossima volta allora che ti chiami, cioè che ci incontriamo, me ne leggi una, oppure me la dici dopo. Però adesso ne leggiamo, no, va bene. Allora, siamo ancora in una fase giustamente intima, però una poesia di Ilaria, visto che ci ha fatto un libro, la leggiamo. Allora, per passare la parola agli altri d'autore, vorrei che tu leggessi questa poesia che si intitola Scrivere. No, aspetta, te lo tengo io così. Scrivere è quando stai bevendo una tazza e quella si spezza. È ceramica che devi riattaccare. È un'opera cronica, una bolla sul calcagno. Sul calcagno. Ah, ok, grazie. Un sogno di coccio che ti taglia e duole, e tu incolli le crepe di parole. Oh, bella. Mi sembra che ci sia un po' di sofferenza. Cioè, grazie Vittoria. La prossima volta, ma anche solo io e te, non le dobbiamo leggere tutti. Grazie mille, Vittoria. Scrivere, per la poesia che ci ha letto Vittoria, un pochino una sofferenza. Sì, no, lo chiedi, sì? È un coccio
che incolli le crepe di parole. Bellissima questa cosa, sì? Eh sì, come ha detto lei, si fa in privato, non necessariamente perché lo leggano gli altri, perché qualche volta si soffre. No? E quindi ti ritrovi, Lilith, in questa cosa? Delle parole che comunque a volte tirarle fuori, cercarle per raccontare una storia, tra l'altro, che può essere anche molto personale, perché tu qui arrivi con un romanzo che è un romanzo autobiografico, quindi che parla molto di te. Quindi dimmi se anche per te le parole possono essere state difficili o provocare dei sentimenti contrastanti. Sì, io sono d'accordissimo con il fatto che le parole vanno... Non so chi di voi si diverte a cucinare per alzata di mano, aiutare a cucinare. Ecco, alcune ricette, per chi cucina sa che c'è un processo che si chiama lievitazione, oppure anche quando un tempo di cottura lungo. Ecco, le parole secondo me hanno bisogno a volte di tempo prima anche di essere dette, prima di essere scritte, ed è un po' il tempo della lievitazione, della cottura, ed è un lavoro per me almeno molto solitario, quella della scrittura. Poi quando c'è la scrittura e quando magari viene pubblicata la parola, sì, è un'offerta, ma all'inizio le parole stanno con noi in privato per un po'. Meno quello è quello che succede a me. Io all'inizio, proprio di Bestiario familiare, mi sono immaginata, qui siamo anche in una città dei bellissimi musei archeologici, in realtà hai detto bene Valentina, è un romanzo autobiografico, ma all'inizio autobiografico in cui racconto di un pezzetto della mia infanzia e adolescenza e quindi anche dei miei ricordi, ma all'inizio mi sembrava di essere entrata come in un museo archeologico. Non so se siete mai andati, ovviamente penso quasi tutti di voi, no? A visitare un museo archeologico, ma nel mio caso mi sembrava di essere un museo archeologico dove tutti i miei ricordi erano da datare, da pulire, da ordinare. Insomma, non è detto che quando scriviamo sappiamo subito l'ordine delle parole, l'ordine delle cose che vogliamo dire. A me all'inizio mi sembrava proprio di essere in un museo archeologico tutto da sistemare, e questo non me lo sarei aspettata, ritrovare i miei ricordi così impertinenti proprio. Beh, da... Che tra l'altro è anche un libro, secondo me, che restituisce l'importanza della nostra storia, cioè mettere di come siamo stati da bambini, di certe, sì, cose che vivi e che tu pensavi di aver abbandonato, le hai vissute, invece se ti metti lì dici cavoli, quella cosa, ci sono in ogni pagina del tuo libro delle situazioni anche particolari, no? Che rimandano a momenti soprattutto di relazioni con le persone che, sì, si sono evidentemente riaccese. Non è che tu per tutta la tua vita fino ad arrivare alla vita adulta hai pensato a quella persona lì, eppure ci sono stati dei momenti che si sono come proprio un po' fermati nel tuo vissuto. Sì, sono un po' i ricordi che ci vengono anche a visitare prima ancora che noi scegliamo quali prendere. E quando ho portato Bestiario familiare nelle scuole, quindi anche ai ragazzi, vi chiamate ragazzi, ragazze, sì, o bambini e bambine? Io direi ragazzi e ragazze, sì, abbondantemente. Sì, sì. Ecco che secondo me ognuno riusciva sempre a dire, per esempio per me i ricordi hanno sempre un odore, chiunque in questa stanza potrebbe associare un ricordo a un odore, oppure i ricordi hanno un sapore e i ricordi anche hanno delle lingue che non è detto che siano l'italiano standard. Per esempio i miei nonni sono veneti di un paese vicino Verona e improvvisamente è arrivato nella mia mente il dialetto dei miei nonni, il dialetto veronese. Non è che io ho deciso di iniziare, di metterci dei pezzettini, è che a un certo punto alcuni ricordi mi parlavano con il dialetto dei miei nonni. E sicuramente chi di voi avrà un genitore, anche chi non è italiano, parte della vostra infanzia sarà trascorsa con più lingue, magari oltre l'italiano. Quindi ecco che quando ho portato Bestiario familiare nelle scuole ci siamo anche divertiti a giocare su appunto queste cose, su che lingua parlano i ricordi, che odore hanno. Per esempio io racconto che mia madre... Il ricordo di mia mamma è legato all'odore di, non so se quando entrate nei negozi di belle arti, no? di trementina, d'acquaragia, di segatura del legno, perché mia mamma è pittrice, è stata un'artigiana, quindi è chiaro che il ricordo della mia mamma è legato a quell'odore là.
Però se ci fate caso, credo che ognuno di noi può veramente collocare i ricordi, dargli un odore e dargli anche una lingua che appunto può essere, perché no, anche un dialetto. E questo per raccontare il mondo e la tua storia vissuta. Poi c'è raccontare se stessi. Allora ti leggo come non ti definisci in realtà, poi è quello che pensavi che gli altri pensassero di te, in questo caso della protagonista Lilith. Tu scrivi, tra l'altro, con uno stile che ogni tanto richiama la poesia, perché ogni tanto cioè il discorso diventa molto poetico, ma per anche la struttura delle frasi. E questo è uno di quei momenti anche in cui tu dici, ti chiedono come ti chiami e tu rispondi Lilith, la prima donna, Lilith, la strega della notte, Lilith, la luna nera, Lilith, la dea della tempesta, Lilith, la divoratrice di bambini. L'hai scritto tu, giuro. Lilith, occhi di fuoco e ali di pipistrello. Quindi mi sembra, che poi l'ho riscontrato anche nel libro, che aleggi anche un po' di magia, del soprannaturale. C'è Dracula, c'è l'angelo di Dio in questo libro, c'è tutta una tua parte anche intima e mistica. Ce la racconti un attimo e poi di chi sei tra queste Lilith? Che abbiamo... No, tutte, certo. Tutte? Sì, sì, anche divoratrice di bambini. Sì, quello sì. Volevo arrivare. Certo. Ma infatti loro voi non siete più bambini, quindi chi se ne frega. Sì, ci sono diversi... Vabbè, intanto Dracula era davvero un mio babysitter, era un babysitter inglese e si chiamava Dracula perché aveva dei canini affilatissimi, poi portava i capelli neri all'indietro, aveva questi occhi spiritati e per cui Drac si chiamava così, ma era per Dracula. Poi mio fratello si chiama davvero Gorky e io mi chiamo davvero Lilith. E il nostro gatto davvero era stato chiamato Benozzo in omaggio a un pittore fiorentino che si chiamava Benozzo Gozzo. Noi abbiamo sempre avuto nomi veramente particolari, ma ci sono scrittori ancora più che hanno avuto famiglie ancora più folli della mia. Ho letto di recente che Mark Twain aveva chiamato i suoi gatti, io non so se voi avete animali e che nome avete dato ai vostri animali, ma questo scrittore era riuscito a chiamare i suoi gatti Satana, Pestilenza, Carestia e Peccato. Ecco, e penso che questi nomi li avesse proprio decisi, scelti il ragazzo Mark Twain. Quindi, leggendo la storia di come questo scrittore aveva chiamato i suoi gatti, ho pensato che tutto sommato Lilith, Drac, Benozzo, insomma, alla fine è quasi un romanzo ingenuo, insomma, i nomi rispetto ad altri. Sì, però ci sono, c'è comunque questa componente davvero un po' anche sì, soprannaturale. E poi sul soprannaturale mi sono avvicinata al soprannaturale con la mia nonna veneta, nonna Maria, che era una nonna molto grossa che quando mi dava quando mi abbracciava mi soffocava quasi. Non so se a me, per esempio, gli abbracci soffocanti quando ero bambina e ragazza mi levavano un po' l'aria, però solo da nonna Maria li accettavo, da lei andavano bene. E lei mi portava al cimitero del paesino. Non so chi fra di voi chi ama andare al cimitero. Infatti. Per avventurarsi, per leggere. A me piaceva perché era un cimiterino di campagna nel verde. E andavo sempre a visitare la sezione dei bambini. Mi colpiva, prima, ora muoiono molti meno bambini, prima era più diffusa la mortalità infantile. E la mia nonna, mi ricordo, che si fermava dai suoi morti e ci parlava. Per un bel po', io non so cosa si dicessero, però lei ci parlava. Io andavo a farmi una girata invece nella parte dei bambini e mi impressionavano le loro foto, cosa c'era scritto. E non era triste per me essere con mia nonna Maria lì, era un momento per stare insieme diverso, però credo che da lì questa passione per gli spiritelli e per dei luoghi forse abbia preso piede. E infatti c'è tutto anche una descrizione di una tua visita al cimitero con la nonna all'interno del libro, vero? Sì, sì, e poi mio fratello ricorda un po' uno spiritello. Io per la prima volta ho raccontato anche di mio fratello. Mio fratello ha una sindrome, forse voi conoscete la sindrome Down, o avete conosciuto un ragazzo o una ragazza Down. Mio fratello non ha questa sindrome, ce l'hanno in pochi, si chiama sindrome di Dubovitz. È rimasto come uno spiritello perché ha gli occhini piccoli, di testa è rimasto come un bambino che non crescerà, che rimane bambino.
poi c'ha le mani secche secche, c'ha i ricciolini, è ossuto, è un po' diverso, c'ha dei tratti fisici molto diversi. E ci ho messo tanto a scrivere di lui, perché quando ero piccola era proprio il fatto di avere un fratello così diverso dagli altri, non è stato sempre facile. E neanche ora lo è sempre comunicare con lui, ma forse per la prima volta ho trovato anche un po' un ingrediente ironico, una leggerezza che mi ha permesso di raccontare anche la storia di questo fratello particolare. E infatti viene fuori tantissimo amore, tra l'altro, per questo fratello, anche un po' di, insomma, dici, ma come? È come se arrivasse un po' sempre prima lui, no? Di me a volte, e però viene fuori veramente tanto amore. Ma volevo sapere se hanno letto i tuoi parenti questo libro e che cosa hanno detto, perché a volte, cioè, avere anche il coraggio di rivelare certe bestialità, perché non a caso si chiama bestiario familiare, no? Di chi ci vive intorno, non è facile, bisogna avere un po' di coraggio, proprio perché, come con Vittoria prima, se poi ti vuoi far leggere devi avere il coraggio di farti leggere. Allora, tu l'hai fatto leggere e loro che cosa ti hanno detto? Allora, mio papà è un uomo del nord, quindi un uomo di poche parole, quindi so che in realtà gli è piaciuto, ma io perché lo vedo dalla faccia di mio papà non parla tanto, però si vede dalla faccia cosa sente, quindi ho visto che era un po' diventato rosso, cioè aveva gli occhioni un po' dolci, quindi penso che gli sia piaciuto, ma non ha speso troppe parole. Mia mamma invece si è un po' indispettita, perché ha detto, ma insomma, ma hai fatto un ritratto di me molto severo, ma sono così severa. E ho fatto, no, non sei severa, però mia mamma era... Allora, intanto ha sempre guidato le moto come mio papà, vengo da una famiglia di motociclisti, non so chi di voi è appassionato di motori, ma in casa mia si parlava di motori, di moto, riparavano le moto, ed erano appassionati di una moto in realtà italiana che è la Moto Guzzi. E addirittura negli anni 80, quando ero piccolina, non era nemmeno obbligatorio il casco, pensate voi. E ricordo, questo lo racconto anche nel libro, di quando mia mamma veniva a prendermi alla scuola materna e andavamo addirittura in tre su una moto senza casco, cosa che ora per fortuna è poco probabile da vedere. E, per cui sì, mia mamma era proprio sempre stata una... Non so oggi, quale potrebbe essere un personaggio di un vostro fumetto, libro, di una donna che guida la moto senza casco, un po' ribelle, un po' selvaggia, ha avuto un po' una mamma così... Chi potrebbe essere dei personaggi che conoscete, anche di un videogioco, di un film? Non so se avete in mente qualche sulle idea. Mamme. Cosa vi viene in mente? C'è un borbottio. A me l'unica, però, perché sono piegata al mondo disneyano, mi viene in mente la mamma degli Incredibili. Elastigirl, che okay. Però è facile andare così, perché però si va nell'immaginario dei supereroi. Quelle file ridevano, vabbè. Chi c'è qualcuno quelle che... Quelle file dietro ridevano, non so. Dimmi. Cosa vi è venuto in mente. Non conosco... Non ho sentito. La Vedova Nera? Ah, giusto, La Vedova Nera. La Vedova Nera? Sì. Cosa fa La Vedova Nera? Beh, è una supereroina è del una mondo supereroina Marvel. Del mondo sì. Marvel, ok. E va in moto. E va vero. In moto. Ah, mi devo documentare assolutamente sulla Vedova. Dimmi. Nel film di Lupin, però disegnato in versione più anime, sì. Perché io guardo più anime, c'era una... Lupin è innamorato di questa persona, che era anche lei una ladra. Non mi ricordo... Che è stata rapita e poi Lupin è andato a salvarla, lui gli aveva preso il libro. È una cosa di del lupo del libro. Fujiko. Nei manga, che sì, o è Fujiko e Margot, dipende da quale serie, però sono tutte donne effettivamente molto tosse. Sì, mia mamma aveva sì, no, nel libro stivali, viene fuori. Stivali di pelle nera dalla punta squadrata, cappotti di pelle giustamente per andare però in moto. Però lei alla fine si è letta? Sì, si è letta, ma ha detto, ma non mi ricordavo di essere stata così severa. Però mia mamma, invece sì, era così. Invece era stata anche un po' severa. Un pezzettino non di familiari così vicini, però la cugina della nonna Daria. C'è un pezzettino all'incipit di un capitolo. Chi viene a leggerlo? È brevissimo. Chi di voi viene? Vieni. Sì, come no? È stato la mano? Era uno scherzo? Dai, vieni. Come ti chiami? Giorgio.
Giorgio, vieni su. Allora, il capitolo si intitola La gobba. Devi leggerlo fino a qua, ok? No, questo. La gobba. Dove andiamo? A Valrovina. Valrovina. Dove è nata nonna? A fare cosa? A trovare la Daria e zio e Bepi. Parto con mio padre da Albaro. Penso al nome Valrovina e a quello che potrebbe significare. Valle che rovina, valle della rovina, non promette niente di buono. C'è veramente la Valrovina? Esiste? Valrovina esiste, okay. Vicino a Bassano del Grappa. Ci sei stata davvero? Ci sono stata, okay. Davvero. Daria è cugina di nonna Maria. Ha una casa in pietra. I pavimenti e le scale sono di legno e scricchiolano a ogni passo. Il rumore del legno sotto le scarpe mi fa venire i brividi. Anche la vista di Daria mi fa venire i brividi. È una donna bassa, quasi nana, con una gobba pronunciata sulla schiena. Si avvicina, mi sorride. Ho una paura matta. Allo stesso tempo mi vergogno di avere paura. Trattengo le lacrime, il respiro, scoppio, piango. Tutte queste emozioni date dall'incontro con una persona, grazie. Ma quante ce ne sono? Ce ne sono di incontri anche spaventevoli, ma poi che si rivelano anche degli incontri bellissimi, no? Nella nostra infanzia. Anche voi ne avrete, cioè persone che avete paura di incontrare, perché magari vi siete fatti tutti dei viaggi, no? Sì, infatti, guarda, l'ultima cosa ci tenevo a dire è che in realtà bestiario familiare, io ho un po' ingannato, perché non parla esattamente di me. Cioè, nel senso che mi sono accorta che alla fine, anche quando vogliamo raccontare di noi, il soggetto è sempre plurale, perché bestiario familiare, il protagonista, io non direi mai, sono io, i miei ricordi, la mia infanzia, la mia adolescenza, perché sono tutti gli animali che ho conosciuto, alcuni miei, alcuni non miei, tutte le persone che ho conosciuto, gli amici di mia mamma, il mio babysitter Drac, appunto, e protagonisti sono anche... è anche il momento storico in cui ho vissuto, per cui appunto attraversano bestiario familiare, dalla resistenza raccontata da mio nonno alla seconda guerra mondiale, alla strage di Via dei Gergofili a Firenze. Ecco, ho voluto un po' rompere le maglie del classico romanzo autobiografico in cui c'è la protagonista. In realtà mi sono un po' nascosta, e infatti è vero che c'è tempo per Lessico familiare, che è un altro enorme romanzo che spero poi leggerete, ma il titolo è proprio un omaggio a Natalia Ginzburg di Lessico familiare, perché Natalia, io ho provato un po' a emulare il suo gioco, noi crediamo di conoscere Natalia leggendo Lessico familiare, in realtà poi lei si nasconde dietro le vicende del suo tempo e dietro le persone che ha incrociato e anche amato, e a me piaceva quel gioco lì, perché ora in realtà va molto poco di moda, ci sono dei grandi io che si affermano nelle autofiction, nelle autonarrazioni, si dice, ti parlano un po' intorno al loro ombelico. Esatto, allora io ero certa di non volere cadere in quell'errore, allora ho provato a fare come lei, non so se ci sono riuscita, a nascondermi dietro animali, cose, la forza di questo romanzo infatti è la ricchezza comunque, sì, degli incontri e dei personaggi e delle situazioni, sì, allora, che hai vissuto dedicato, tu, sì, che però ci arrivano, tra l'altro, a cui hai aggiunto cioè quell'immaginazione anche un po' bambina, no? Di come venivano trasformate le persone che incontravi nel tuo immaginario di quel momento, quindi diventavano comunque anche altro, una persona normalissima che ti metteva paura, ma perché tu nella tua testa ti facevi tutto un film, probabilmente. Quindi no, veramente è un libro nel quale ci si diverte, e dove sei stata generosissima nel raccontare una storia che alla fine può parlare benissimo a tutti, quindi non parla solo alla tua famiglia, ma parla a tutte le nostre storie. Adesso quindi passerei a Davide, perché anche Davide ha una storia. A questo punto ho scoperto che c'è un po' di autobiografia anche nel tuo libro. Dunque, c'è moltissima autobiografia. In realtà io passerei le ore a discutere con Lilith di questa cosa, perché mentre lei parlava io
non ero d'accordo, se posso dirlo. No, nel senso che secondo me tutto quello vuoi che litigare? Si, adesso vediamo. Secondo me tutto quello che si scrive è sempre autobiografico, quindi partiamo da presupposti completamente, credo, se ho capito la tua prospettiva, piuttosto diversi, nel senso che conosciamo soltanto le cose che conosciamo, quindi tutti i personaggi del mio libro sono tutti me. Uno giustamente dice, beh, se compare un personaggio... Ma anche Leolao sei tu? No, Leolao... Ah, okay. In realtà sì, Leolao... Dunque, loro non hanno letto il libro, quindi spiego un attimino, perché se no non si capisce cosa diciamo. Leolao, lo posso dire perché si scopre nelle prime pagine del libro, è una specie di animale magico che ne fa di tutti i colori, che cambia aspetto in continuazione e che... una specie di cane... fantascientifico, non so come dire, che si affeziona al Tullio, che è un bambino di 10 anni e fondamentalmente attraversano la quinta elementare assieme. Quindi, e io ho affidato al Tullio, che è un bambino che ha troppa fantasia, Leolao, perché rappresenta il suo modo di essere strano, diciamo. Il Tullio è un bambino un po' particolare, insomma tutti quanti prima o poi è capitato di sentirsi un po' diversi, un po' strani, magari un po' esclusi per questo, quindi credo che sia, è un po' paradossale, però credo che sia una cosa abbastanza comune. Per rappresentarlo nel libro ho provato ad associargli questo animale, quindi in questo senso anche Leolao sono io. Provo a finire il ragionamento che ho cominciato prima. Se scrivo un personaggio che fa qualcosa che io non ho mai fatto, per esempio paracadutismo, e devo scrivere un personaggio, io scriverò un paracadutista e il modo in cui lo scrivo è come io me lo immagino. In questo senso è autobiografico, perché quello è il paracadutista che io riesco a immaginare partendo da tutto quello che io so. Quindi tutti i personaggi che compaiono nell'Eolao per me sono autobiografici. Ma tu avevi un papà poeta avanguardista? No. Okay. No, allora la famiglia del Tullio, che è la famiglia Gringhelli, cioè la mamma e il papà, in realtà è autobiografico nel senso che io sono il papà del Tullio e la signora Gringhelli è mia moglie. Io vivo... Quindi il poeta avanguardista sei tu in questo caso? No, io non sono poeta avanguardista, io non scrivo poesie, però sono sicuramente sono della coppia, sono quello strampalato, mentre mia moglie è quella seria e affidabile, quindi se avete bisogno di qualcosa chiedete a lei, non a me, e in questo senso è autobiografico. Anche il Tullio sono io e posso andare avanti. Alla fine, quando avevo consegnato il libro all'editore, mi avevano chiesto un elenco dei personaggi, erano 8 pagine, sì, di personaggi. Infatti, no, è un libro ricchissimo proprio, in cui ci si perde. Mi piacciono le storie molto popolate, piene di personaggi, che succedono molte cose, quindi... Quanto tempo ci hai impiegato a scriverlo? Perché è un libro comunque bello misurato, nel senso non è che ci sono dentro dei capitoli che tu dici vabbè adesso lo lascio andare, mi sembra tutto bello, che ha un senso tutto quello che hai scritto nonostante la complessità. È stato un lavoro impegnativo, ci ho messo 4-5 anni. Io in realtà non pensavo di riuscire a pubblicarlo, onestamente. Lo scrivevo perché mi piacciono i libri, che mi piace. Quindi l'ho scritto con una certa leggerezza. Quando mi veniva un'idea, diceva un po' troppo strampalata, dicevo, tanto che me ne frega, tanto non lo saprà mai nessuno, io la scrivo. Adesso l'hanno stampato, quindi tutte queste idee strampalate... E tra l'altro è un libro che entra in una collana che non è una collana prettamente per ragazzi, come dicevo prima, ma hai ricevuto tantissime recensioni, tantissime proprio. Recensioni, quindi giornalisti, per anche libri per adulti che hanno letto il libro e ne hanno scritto sui giornali o ne hanno parlato nelle rubriche televisive o online, giusto? Cioè è una cosa insolita per un libro per ragazzi. Io mi occupo di libri per ragazzi, per cui è difficile, no? Sì, io sono stato molto fortunato e in realtà sono molto contento, perché appunto, come stavamo discutendo prima, Il mio tentativo è stato quello di scrivere qualcosa che andasse bene sia per adulti che per ragazzi. Adesso il libro è uscito da un annetto, l'hanno letto degli adulti, l'hanno letto dei ragazzi. Sembrerebbe che ci sia almeno in parte riuscito.
Questo stato delle cose si riflette nella confusione dei librai di tutta Italia che non sanno su quale scaffale mettere il libro. Quindi io l'ho trovato sia nella letteratura adulta, sia nella letteratura per ragazzi, nei fantasy. Beh, un po' fantasy a modo contento. Suo, nel senso che c'è molta fantasia. Non ci sono draghi, non ci sono draghi, però diciamo che può essere messo sullo scaffale di Harry Potter, per dire, credo. E io sono molto contento di questo. Senti, ma il tuo libro fa ridere, secondo te? Io spero di sì. Mi dicono che fa abbastanza sghignazzare, io ho fatto del mio meglio. A me faceva ridere, quindi... Poi l'umorismo è una cosa personale, quindi dipende. Cioè, tra le recensioni, la mia preferita forse è quella proprio arrivata su Internazionale Kids, quindi sì. Che è un giornale dedicato ai ragazzi, addirittura di una giornalista che dice: io non lo volevo leggere questo libro, perché a Roma nessuno dice il Tullio. Non so se a Torino si mette l'articolo davanti ai nomi propri. Noi a Milano, di solito, soprattutto con le femmine, la Sara, la Maria, la Valentina, voi lo usate? L'articolo? Sì, un pochino. Allora, a Roma il Tullio dava un po' fastidio e quindi ha detto non lo volevo perché avevo dei pregiudizi. E poi era lunghissimo. Lei dice così. Era lungo, scusatemi. Poi però... me lo hanno proposta e altre 100 volte alla fine ho ceduto e meno male, che sorpresa, è stupendo. E alla fine dice, tra le tante cose, la descrizione della trama, dice che Tullio, oltre a Leolao, che è questo personaggio che tra l'altro evolve, cioè diventa sempre una cosa diversa in tutto il libro fino alla fine, di cui non sveleremo mai qual è il finale, e ci sono tanti altri personaggi tra cui dei gatti che si chiamavano con i nomi di avverbi e congiunzioni. E mi vengono in mente i tuoi titoli. Forse, ancorché, cioè. E poi alla fine la giornalista dice, insomma, vi consiglio di leggerlo, meglio con qualcuno. A ridere insieme si ride di più. E io l'ho trovata una recensione bellissima. Mi sembra di capire che la questione dei nomi dei gatti è centrale nella letteratura contemporanea. Sì, oggi è venuto fuori. Senti, io non posso questa volta chiedere a loro la collaborazione per la lettura, perché ci sono dei momenti in cui io mi sono morta dal ridere rotolando da sola, dalle risate, perché non riuscivo a pronunciare alcune cose. Quindi, per evitare di far fare a voi questa prova, ho deciso che sarà l'autore in persona a leggerci questo pezzo di quando la Nadia e il Tullio si fermano un momento davanti al cancello per riprendere fiato e devono raccontare qualche cosa. Provo a vedere. Se no, io direi da qui fino alla fine del capitolo, che è piccolino. Ok. Non so se vuoi contestualizzarlo, non lo faccio io. Perché momento. Ma quindi non abbiamo le declinazioni dell'Ola? No, oddio, ci abbiamo le declinazioni? Sono. No, non è possibile. E io queste fai. Cose l'hai le ho scritte. L'hai scritto. L'ho scritte anche col copia e incolla, non lo so se lo riesco a pronunciare. Va bene, il Tullio e la Nadia, il Tullio ha 10 anni e ha un Eolao, la Nadia è la sua, diciamo a questo punto è la sua migliore amica, lei è una persona molto seria e organizzata. Se ho capito bene che capitolo è... Sono davanti alla casa della Shura Robbia, della sì. Shura, sì, ok. Tutti i giornali. La Nadia e il Tullio si fermarono un momento davanti al cancello per riprendere fiato. Si guardarono a vicenda, poi andarono a suonare il campanello. Questa volta, quando la porta si aprì e sulla soglia comparve la Shura Vismara, la Shura vuol dire la signora, è un dialetto, credo che si parli anche milanese, anche in Ticino. La Shura Vismara è la signora Vismara. Comparve la Shura Vismara, la Nadia fu più svelta del Tullio. Non nominò sondaggi, raccolte di firme o altro. Disse: buongiorno signora, siamo ancora noi. Il nostro Eolao si è infilato nella sua finestra. Non è che ce lo possiamo riprendere? Si ritrovarono invitati a pranzo. Mentre la Cesarina Vismara si movimentava tra i fornelli, loro cercarono l'Eolao per tutta la casa. Alla fine lo trovarono sul tetto che cercava di instaurare un dialogo con due piccioni. La sera a casa il Tullio prese il telefono e verificò se la dottoressa Colcaffer, è una fanta veterinaria tra l'altro di Torino, quindi una veterinaria esperta in animali magici, verificò se la dottoressa Colcaffer fosse poi tornata dalla spedizione nel sud del Borneo perché era stata via. Era tornata, quindi parlano al telefono.
Mi scusi se la chiamo così tardi, dottoressa, le disse il Tullio. È tardi, sono quasi le nove di sera. Pensavo fossimo intorno a mezzogiorno. La dottoressa Colcaffer è una persona molto confusa, non sa mai che ora è, che giorno è. Il Tullio le spiegò tutta questa faccenda, che Leolao era scappato e lo si era dovuto rincorrere. È normalissimo, spiegò lei. Siamo nella stagione degli amori degli Eoleolaolai. L'hai detto benissimo. Allora, perché Eolao è il singolare, il plurale di Eolao è Eoleolaola. Eoleolaolai è il plurale di Eolao. E questa è la parte facile. Continuo? Sì, sì. È normalissimo, siamo nella stagione degli amori degli Eoleolaolai. Ah sì? Assolutamente. In che mese siamo? Aprile, agosto, giù di lì? Novembre, appunto, è la stagione degli amori. Leolao avrà sentito l'odore di un Eoleolalloa. Eolallo, no, Eolalloa, il femminile di Eolao è Eolalloa. Mi odierai per questo. Però chi l'ha scritto? Non io. Ho capito, io l'ho scritto col copia e incolla, mica l'ho mai pronunciato. Un Eolalloa, caro, un Eolalloa selvatica, Eolalloa, femminile di Eolao. Ah, credevo che il femminile fosse Eolelle Eolalla. Quello è l'aggettivo. L'aggettivo di Eolao è Eolelle Eolalla. Sì, ho scritto proprio così. Quello è l'aggettivo, Eolalloa è il sostantivo. Ma solo a nord dell'equatore. Ok, non è assolutamente possibile che io riesca a leggere la prossima parte. Solo a nord dell'equatore, a sud invece bisogna girarsi di schiena, mettersi a testa in giù e dirlo al contrario. Aolalloe, qualcosa del genere. Il Tullio fu colto da un dubbio più che legittimo. Scusi, ma allora il femminile plurale di Eolao com'è? Beh, il femminile plurale è Eoleolalolae. Ma tu pensa, si dice proprio così, guarda che bel branco di Eoleolalolae al galoppo, oppure bisogna separare le Eoleolalolae pelose da quelle con le squame. Io poi facciamo i conti dopo. Non potevo farlo leggere detto, a loro. Viene detto anche nell'emisfero sud, al contrario, ma io non so proprio pronunciarlo. Non lo so. E poi la dottoressa saluta, dice: mi scusi, devo andare, che mi stanno scappando le mancuspie dal recinto. Tra parentesi, io vi svelo un segreto: le mancuspie sono scappate da un racconto di Cortázar. Ah, quindi non le ho inventate io, sono degli animali fantastici inventati da Julio Cortázar. Ma voi quindi capite che cosa ha nella testa Davide? Io non so come fai a gestire tutte queste cose, però farei un applauso a Eolao e a tutte le sue declinazioni. Io mi spiace, ho fatto del mio meglio. Io credo che capiti anche a voi di inventarvi parole che forse a volte mettete anche nei temi, non so, può essere guardando i vostri insegnanti quando inventate delle parole, sappiate che Davide ha sdoganato questa cosa, per cui anche le parole inventate, così come questi aggettivi che il Tullio usa normalmente, sempre superlativi, iperbolici, li mette anche nei temi, no? Il Tullio? Assolutamente, sì. E insomma hai un po' sdoganato un modo che, anche se non è correttissimo come italiano, però evidentemente un modo per esprimere tutta questa ricchezza che sta nella mente, in questo caso di un bambino, ma mi sembra anche di un adulto. Allora, abbiamo pochissimo tempo, quindi adesso, velocemente, prima della nostra votazione su le cose che ci hanno acceso dei loro tre libri, volevo che in breve, questo lo so, mi odierete anche voi due adesso, diceste in breve, pensando che loro facciano parte della giuria, loro poi leggeranno il vostro libro, ma non voteranno il libro per farlo diventare vincitore, però dovete provare a convincerli a votare voi e il vostro libro. Dovete leggerlo, perché potete anche fare il tifo per gli altri, eh? A votare ok, infatti altri. Lo sapevo che saremmo andati in quella. Allora, va bene, decidete voi, lo sapevo. Mentre ho detto, scommetto, proviamo. Allora, proviamo a fare uno spot per
Ma tu li hai letti? Hai letto io i loro libri? Ho letto quello di Davide, okay. Non ho ancora letto quello di Lilith. Ok, vai. Allora, votate quello di Lilith. Perché? Perché? Dacci anche una spiegazione. Perché da come ce l'ho raccontato ci è venuta una curiosità terribile di sapere cosa c'è scritto in questo libro e quindi bisogna proprio votarlo così lo leggiamo tutti. Poi votate quello di Davide perché in questo libro le metafore diventano vere. Oh, bella, accidenti. Vai Lilith. Ho paura quando Lilith fa così un pochino, eh? Mm? Ho paura. Non ho capacità della sintesi, sono sempre stata pessima nel fare riassunti, quindi sarò di nuovo pessima. Abbiate pazienza. Allora, votate quello di Laria, perché già l'avete detto che siete un gruppo di poetesse, di poeti, e non c'è sfida più grande che quella di scarnificare le parole e sceglierle bene, e non c'è stile più complicato che quello della poesia più affascinante, che implichi una scelta così accurata e precisa delle parole che oggi abbiamo detto sono i nostri ingredienti. E votate il libro di Davide perché oggettivamente mi ha fatto ridere, fa ridere, e perché è vero, è pieno di parole anche inventate. E, sulla parola inventata mi vengono in mente poemi da due giorni. Io però ve la dico una parola inventata che non è nel libro di Davide, ma è la parola che porto oggi, che di nuovo tocca a Natalia Ginzburg, che è catramonaccia, che racchiude la solitudine, la tetraggine, un senso di indigestione. Quindi non troverete catramonaccia, ma tantissime altre parole inventate da Davide, altrettanto divertenti, quindi votate anche il libro di Davide. Davide, a te. Bene. Dunque, leggete il mio libro. Io non lo so, dovete leggerli tutti perché sono tutti belli. Stavo pensando che il libro di Lilith è interessante perché ci siamo seduti nell'ordine giusto, perché Ilaria ha scritto un libro di poesia, io ho scritto un libro di assoluta prosa, e Lilith ha scritto qualche cosa che secondo me, spero di non sbagliarmi, sta un pochino a cavallo delle due cose, quindi interessante. E leggete il libro di Ilaria perché abbiamo bisogno di cambiare il mondo e soprattutto se vi interessa la poesia, a me interessa e ne ho letta pochissima, però è secondo me è un bellissimo modo per cominciare a leggerla. Io ho cominciato così, adesso cercherò di andare avanti. Benissimo, un applauso. Allora adesso proviamo. Allora, non abbiamo letto i libri, abbiamo solamente ascoltato gli autori che dal profondo del loro cuore, insomma, ci hanno raccontato qualcosa di loro in treno, in quella famosa carrozza, e qualcosa del loro libro. Quindi volevo capire, non per alzata di mano perché è troppo silenziosa, farei una specie di applausometro. Qui dietro sì. No, ma infatti, dando per scontato che poi i tre libri sono diversissimi tra loro, questo l'avete capito, anche basta vederli anche solo nelle loro copertine. Quindi abbiamo un libro di poesia per rifare il mondo, un libro che parla di noi stessi, delle nostre storie, della nostra famiglia e di tutte quelle piccole cose che viviamo ogni giorno e che un po' somigliano un po' a un vostro diario, e un libro che va senza confini nei mondi, incrociando a realtà con fantasia e facendo, insomma, apparire tutto credibile. Quindi, ora misuriamo qual è il libro che vi ha acceso un'emozione, solo sentendolo raccontare. Quindi io ve li ripeterò a uno e voi applaudite il libro che vi ha acceso. Allora, partiamo, andiamo nell'ordine in cui si sono presentati, dal libro di Ilaria Rigoli, A rifare il mondo. Chi è stato acceso?
Perfetto. Il libro di Lilith, Bestiario familiare. Uno strano modo di applaudire quello. E il libro di Davide Rigiani e del suo Eolao. Guarda, questo Eolao. E un applauso a tutti e tre i libri e a questi autori fantastici, ma soprattutto a voi, lettori meravigliosi, che spero che tra le tante parole che abbiamo fatto oggi abbiate trovato qualche cosa che, oltre ad accendervi un'emozione, ma l'emozione più grande si accenderà quando leggerete i libri, che si è sedimentato qualcosa dentro di voi che ritroverete magari, chissà, davvero per far nascere dei poeti, degli scrittori, come ci hanno raccontato loro, sognavano di essere scrittori, hanno inseguito un sogno per tutta la vita, ma sicuramente quello che potete essere da subito, oggi, è essere dei fantastici lettori. Quindi grazie a voi, grazie al nostro Premio Campello Junior, e non vediamo l'ora di arrivare a maggio, giusto? Per sapere chi è il vincitore, ma per quanto mi riguarda siete tutti e tre vincitori e credo che loro ne siano d'accordo con me. Grazie ancora.